Matilde Brandi crolla e scoppia a piangere di fronte alle telecamere. I concorrenti colpevoli non si fanno avanti per aiutarla. I concorrenti dell'attuale edizione dell'Isola dei Famosi forse non hanno compreso pienamente l'essenza del format. Negli anni passati diversi VIP hanno scelto di abbandonare poiché esausti, affamati ed assetati. Al termine del lungo percorso la produzione mostra la nuova figura dei personaggi allo specchio per mostrare loro i cambiamenti fisici e l'inevitabile dimagrimento. Scegliere dunque di partecipare alla trasmissione significa conseguentemente mettersi alla prova. Una consapevolezza che, a quanto pare, non appartiene al cast selezionato dalla nuova conduttrice del programma. Oltre alle continue lamentele presentate dai partecipanti dal disagio della convivenza, alla richiesta pressante di ricevere più cibo, fino ad arrivare agli attacchi diretti contro la produzione per l'eccessiva difficoltà delle prove fisiche, ora si è consumato persino un furto. Un gruppo di concorrenti ha rubato la porzione di cibo riservata alla troupe e dai cameraman, costringendo la redazione a seri provvedimenti. Per il momento solo 3 persone hanno ammesso di aver usufruito della scorta trafugata: Pietro Fanelli, Cadi Guai e Alvina Scortecci. Isola dei Famosi, il mistero si infittisce e la produzione prende provvedimenti. Una confessione che tra l'altro ha portato ad un'accesa discussione tra il primo e Sonia Bruganelli. Secondo Fanelli, di fatto, non si può condannare un essere umano per aver rubato un pungo di riso. Pensiero accompagnato dalla sentenza: siete voi che dovete vergognarvi. Sicuramente condivisibile se si parla di individui in difficoltà, non certo di personaggi pubblici che scelgono scientemente di partecipare ad un format di sopravvivenza. Ed è così che l'ex moglie di Paolo Bonolis è intervenuta ristabilendo l'ordine e ricordando a Fanelli che lei, come lui in primis, vengono pagati profumatamente per stare lì. Ad ogni modo, l'omertà manifestata dai concorrenti ha spinto la produzione a prendere provvedimenti. Nei prossimi giorni, di fatto, il fuoco rimarrà spento. Una conseguenza forte che ha toccato profondamente Matilde Brandi. Quest'ultima si è lasciata andare alle lacrime, travolta dallo sconforto. Nonostante questo, l'Isola dei Famosi non si fermerà fino a quando non emergerà l'identità di coloro che hanno effettivamente rubato il riso alla troupe. Tra i nomi dei sospettati troviamo anche Joe Bastianich. Ha abbassato la testa e non ha risposto alle accuse della conduttrice, ed Edoardo Stoppa, il naufrago perfetto che potrebbe essere intervenuto per il bene della comunità.